Troviamo nel cuore di Roma, abbiamo detto all'Istituto Gioberti, ma voi ci avete sfidati. Voi pensate di essere i campioni della cucina in studio. Guardate un po' che cosa tiriamo fuori, questi saranno davvero delle future glorie. Qualcuno di loro è già una più che una promessa. Professor Lucio Battistini, il vicepresidente, buongiorno. Iniziamo innanzitutto dal pane. Sì. Chiara, buongiorno. Venga professore, venga qui. Buongiorno. E allora, l'ABC il pane, qui si impara a cucinare, si impara a rispettare le tradizioni italiane. Sì, certo, anche dei prodotti del territorio, perché l'importante della cucina è anche la qualità degli elementi che vengono adoperati, oltre che la bravura di trasformarle. Chiaretta, a che punto siamo con la pagnotta? Abbiamo quasi finito, abbiamo messo chiaramente la farina, il lievito e l'acqua. E dobbiamo aspettare naturalmente che cresca. Sì. Allora, lasciamo Chiara, venga professore, ci faccia da guida. È perché ci vogliamo far mancare la pizza, scusate. Ma di che stiamo parlando? Professore, spieghiamo. Lui sta impastando, questa è l'impastatrice, Lorenzo sta impastando appunto per fare il pane e la focaccia. Lorenzo, quanto tempo ci vuole? Poco ancora. Quanto ancora? 5 minuti. Allora, mostra il volto alla telecamera, perché questo Lorenzo non è soltanto un bravo panificatore, è anche un campione di go-kart, è vero, io so tutto di lui, ma è più forte l'amore per le ruote oppure per la cucina? Sono sullo stesso livello, dai. Sullo stesso livello, quindi due passioni insieme ci possono stare? Sì. E poi se la passione della cucina, professore, ma che stiamo scherzando? E perché, scusate, questo voi... è un mestiere dove la passione conta molto, quindi il futuro... ragazzi anche è dato dalla passione, perché il lavoro è sicuramente un lavoro pesante, ma possono arrivare a grandi livelli solo per la passione. Allora, dopo vi faremo il conto, il menu preciso delle ricette, ma adesso vi dico, qui che cosa stiamo preparando? Qui stiamo preparando sfoglia di patate. E appunto utilizziamo le patate, adesso stiamo ritando le spezie per dargli diciamo del sapore, e infatti abbiamo timo, basilico, prezzemolo e credo basta. E non vi dico che profumo, buongiorno Anna dalle Filippine al cuore di Roma, professor Diego Giordano, io ho bisogno un attimo di lei, venga, anzi ci giriamo noi a favore di camera. Professore, ma come sono sti ragazzi? Sono dei ragazzi molto predisposti al lavoro, con grande passione e entusiasmo per questa professione. Noi cerchiamo di dare sempre qualcosa in più come docenti per dare loro proprio delle qualità, delle basi per affrontare questa professione, perché bisogna essere professionali e per avere passione bisogna avere amore. Ecco, attenzione, qui si coniuga amore e professionalità e questo è un punto molto importante, perché professore, tutti ci dilettiamo ai fornelli, ma per essere bravi e per imparare un mestiere ce ne vuole. Abbastanza, ci vuole molto entusiasmo, tanta buona volontà e anche un po' di fatica, perché per raggiungere degli obiettivi bisogna avere tanta volontà. Tanta. Devo dire anche obbedienza, perché non c'è niente che non si faccia se il professor Giordano non lo ordina. Avevo chiesto di sbucciare le melanzane, mi hanno detto assolutamente no, ce lo deve dire il professore. Io intanto chiedo al professor Battistini di venire indietro qui vicino a me. Allora, i pomodori, li stiamo preparando e svuotando per metterci cosa? Il sale e poi la pastura. Attenzione, la pastura, che cosa c'è qui dentro? Pane sbriciolato, e prezzemolo, basilico, e mo ci metto un po' d'olio e il sale. E insomma questo è l'imbottitura, in un certo il ripieno di questi pomodorini, queste cose che vanno messo sopra, sì. Poi lo scopriremo. Voi naturalmente scalpitate perché volete assolutamente la ricetta, volete il menù, ma io ve lo dirò dopo un minuto perché lo vediamo anche in grafica. Qui invece siamo alle Rape Rosse e sono qui con il primo chef, Andrea Comito. Buongiorno. Qua prepariamo le rape rosse, che è un piatto equilibrato. Un risottino equilibrato, con gli unici grassi animali sono il burro, il parmigiano e lo stracchino. Senti Andrea, come si diventa primo chef? Primo chef si diventa comunque lavorando abbastanza, ti devi impegnare molto e sperando che il professore ti fa diventare primo chef. Professore, mi raccomando, lo tenga bene in conto, attenzione, passiamo invece all'antipasto, che cosa abbiamo? Involtini di melanzane e peperoni sul letto di pesto alla valeriana.
E allora, per tutti voi, noi iniziamo a snocciolare il menu preciso preciso. Abbiamo iniziato dal pane e dalla pizza, ma poi vi sfideremo con gli involtini di melanzane con peperoni e formaggio sul letto o pesto di valeriana. Speriamo che la grafica ci aiuti. Poi vi serviremo un risotto di rape rosse e stracchino, non vi dico il profumo. Arista in crosta di pane, contorni a base di pomodori gratinati, mille foglie di patate e poi una sbrisolona con cuore di ricotta e cioccolato. 30 secondi, professor Battistini, venga con me per passare i fornelli. Qui si stanno già vedendo delle cose, quest'arista è spettacolare. Danilo Proietti farà dei miracoli per farla vedere. Noi l'abbiamo appena messa giù e si sta rosolando e piano piano si cuocerà e poi uscirà un bel piatto. Professore, sono veramente bravi. Sì, sono bravi. Allora, dall'arista con amore potremmo dire, noi torniamo tra un po', buon appetito, i profumi non ve li racconto. Eccoci, per favore lasciateci un po' di pasta ai fagioli con le cotiche, anzi le cotenne, come si chiama dalla mia parte. Noi invece vi possiamo offrire una elegante confezione di involtini di melanzane con peperoni e formaggio sul letto o pesto di valeriana. Simone, che stiamo facendo? Appunto stiamo sperando adesso i peperoni che poi darò al mio compagno che li arrotolerà per fare gli involtini. Li abbiamo messi nel forno? Sì, l'abbiamo messi nel forno per circa 180 gradi, 25 minuti. E appena tirati fuori li stiamo sperando adesso. Allora, questo è quello che Simone vi ha detto e che vi sta facendo vedere il nostro Danilo Proietti. I peperoni vengono spellati, vengono tagliuzzati e portati al nostro Cristiano. Già, qua invece prendiamo le melanzane che abbiamo tagliato, ci mettiamo sopra peperoni, guardate, prosciutto, che se è troppo grosso magari possiamo tagliare a metà, formaggio e alla fine arrotoliamo. Senti Cristiano, che formaggio è? È un formaggio normale, si può... Morbido? Sì, morbido, esatto. Allora, guardate, è il caso di non parlare, ma di far vedere esattamente che cosa sta succedendo. Abbiamo fatto questi involtini, adesso che cosa stiamo facendo qui invece? Stiamo mettendo del pan grattato per poi passare in forno a gratinare. Quanto tempo ci vuole a gratinare? A 180 gradi per 5-6 minuti. Allora, questa è la prima situazione che vi vogliamo proporre, ma naturalmente andiamo anche al primo, grazie ragazzi. Andiamo al primo e se il nostro Danilo ci accompagna, perché noi vi vorremmo offrire un risotto di rape rosse e stracchino. Allora, Andrea, abbiamo detto primo chef, intanto ci avviciniamo e diamo la possibilità al nostro Danilo Proietti di poter guardare. Che cosa abbiamo fatto qui? Qui abbiamo rosolato la rapa rossa con aglio e un po' di cipolla e un po' di brodo vegetale che dopo noi metteremo con il riso. Nel brodo vegetale che ci abbiamo messo, lo ricordiamo ormai, lo sapete tutti, ma è meglio ripeterlo. Nel brodo vegetale abbiamo messo cipolla, e carote e sedano. Perfetto, questo per diciamo il contenuto essenziale. Adesso invece il risotto. Allora, il risotto è stato tostato per facilitare poi la cottura dopo. E la tostatura si fa solitamente con il burro, ma noi per renderlo più leggero abbiamo fatto con il 50% di burro e il 50% d'olio. Allora, ti fermo un attimo, la tostatura, come ci ha detto il nostro professor Diego Giordano, venga prof, è una cosa delicata, incominciamo proprio dall'ABC e non è proprio facile. Sì, è molto delicata perché successivamente potrebbe scuocere il risotto se non venisse fatta bene, per cui bisogna incapsulare l'amido nei chicchi, quindi una buona tostatura mantiene la cottura del risotto. E poi il discorso che diceva il mio alunno. Prof, parliamoci chiaro, che bisogna fare? Bisogna mettere 50% di olio, 50% di burro, rosolarlo per 2 minuti, tostarlo, quindi la brillatura del riso, far sì che si trattenga l'amido il riso e di conseguenza portarlo a cottura lentamente. Alla fine una buona mantecatura dà un buon risultato al risotto. Quindi chiaramente aggiungere poco alla volta il liquido, il brodo in questo caso, sì. Il rischio di metterne troppo ovviamente qual è? È il mancato assorbimento dell'acqua, quindi la dispersione di amido, per cui deve essere lenta e progressiva, con un fuoco molto forte. Senta professore, allora, non vi voglio mettere, se volete continuare a tostare fatelo, nel senso che facciamo vedere ai nostri telespettatori poi l'operazione da fare. Quanto tempo lo stracchino, quanto tempo dopo si mette?
Ma lo stracchino si mette alla fine, giusto per mantecare, essendo un formaggio fresco morbido, per cui serve solo per la mantecatura. Insomma, avete dubbi, avete domande da fare? Allora, noi continuiamo, ci vediamo subito dopo. Mamma mia, che l'arte di questi ragazzi e la magia di quest'Arista arrivi davvero a voi. Guardate che la nostra, ecco qua, pian pianino, Silvia, la nostra Silvia adesso che cosa fa con quest'Arista meravigliosa? Adesso la copriamo con la pasta del pane e poi la andiamo a mettere in forno per farla rosolare ancora di più con la pasta del pane, poi la andremo a servire con la demi-glace, che è una salsa di accompagnamento. Allora Silvia, è importante, bisogna essere attenti a farla sottile, diciamo la sfoglia, la pasta, tirarla sottile, oppure deve essere il cappottino, deve essere bello abbondante? No, deve essere abbastanza sottile, perché poi questa pasta si croccherà. Quanto tempo deve stare in forno? Una ventina di minuti. Allora, la nostra Silvia ci ha parlato di questa demi-glace, che meraviglia, ma che cos'è, Chiara? Questa appunto è una demi-glace ed è la salsa di accompagnamento a questo piatto. È fatta con, diciamo, gli scarti della lombada, e, la carota, il sedano e la cipolla. Diciamo scarti nel senso che quella parte che in realtà... parte che non possiamo usare per fare... per l'arista, proprio, sì. Insomma. E niente, sono passati nella farina e messi a bollire con dell'acqua, ovviamente, fino a che... Quindi, guarda, potresti un attimo provare a far vedere ai telespettatori la consistenza? Perché sì, abbastanza, dovrebbe essere un po' più densa, però insomma... Poiché qui non si nasconde nulla, abbiamo dovuto toglierla dal fuoco, Nicole, capito, per farla vedere. Loro, che sono dei professionisti, erano anche un po' piccati, perché dicono no, mi dispiace, deve stare ancora sul fuoco, ma ci perdonate, vero? No, certo che vi perdoniamo. Comunque, il profumo è davvero un incanto, grazie Danilo Proietti, che vedete con che attenzione, passiamo velocemente, Ivan, amici cari, per i pomodori, veramente sta facendo i miracoli il nostro Danilo, i pomodori che avevamo preparato, pomodori gratinati e le mille foglie di patate, e adesso, mentre il nostro Danilo inquadra, dulcis in fundo, stiamo venendo, caro prof, venga qui, attenzione il dolce, mica ce lo vogliamo far mancare, guardate qui, buongiorno, sbrisolona con cuore di ricotta e cioccolato. E allora che stiamo facendo? Allora stiamo facendo appunto, riempendo lo stampo, che precedentemente è stata fatta una base di pasta frolla, stiamo riempendo per poi appunto sbriciolare con questi resti di pasta frolla. Attenzione, ripieno, che cosa c'è? Ricotta, zucchero e cioccolato e liquore. Cioccolato a scaglie, ci dicevi? Sì, cioccolato a scaglie, precedentemente praticamente truciolato. E subito appunto messo nella ricotta in finale. Qua naturalmente deve essere tutto alla base ricoperta di questo impasto, e poi dopo, ci diceva il professor Giordano, c'è una sorpresa, perché il coperchio tra virgolette di questa sbrisolone è davvero un po' particolare. Sì, appunto, diciamo, viene tutto coperto con le briciole della pasta frolla, di conseguenza crea un effetto, diciamo, non regolare, perciò sembra quasi delle montagne. Allora, che cosa avete fatto? Questi sono praticamente i rimasugli, tra virgolette, della pasta frolla. Sì. Sì, allora in pratica abbiamo fatto la pasta frolla utilizzando solamente meno uova. La ricetta alla fine è la stessa, solo invece di usare 6 uova, 3 tuorli e 3 intere, abbiamo usato solamente 3 uova. Poi l'abbiamo amalgamate, abbiamo fatto l'impasto. Che significa? Spieghiamo proprio bene, proprio facciamo immaginare ai nostri telespettatori cosa avete fatto. Allora, abbiamo fatto una fontana di farina, abbiamo unito il burro precedentemente ammorbidito con lo zucchero, abbiamo unito le uova e abbiamo fatto il panetto. Subito dopo abbiamo sbriciolato appunto questo panetto, formando queste briciole che poi andranno a ricoprire la nostra torta. Naturalmente, se avanzasse della pasta frolla, noi faremmo anche, li state guardando qui, in questi formini, in queste formine, con la siringa mettiamo lo stesso impasto e facciamo una sorta di pasticcini, che sono quelli che state vedendo. Dulcis in fundo, noi la brisolona è l'unica cosa che siamo riusciti a fare in tempo. Se la vogliamo far vedere, ecco qua. Non ti muovere Danilo, perché mi sposto io, vieni, guardate qui che incanto. Risultato finale: un profumo meraviglioso. Profuma tantissimo. E allora, questo è uno degli omaggi, se volete, della cucina dell'Istituto Alberghiero Gioberti, una mattinata bellissima. Noi naturalmente tutte queste cose ce le mangiamo. Quindi Nicola, mi sa che non ci vedremo a messa oggi, perché io resto qui. No, a voi studio.